Anche dopo il ritorno dalle vacanze, la situazione di degrado in via Calastro non sembra essere cambiata. I marciapiedi sono invasi da piante alte e rifiuti che bloccano la viabilità e peggiorano le condizioni igienico-sanitarie in un punto di accesso agli stabilimenti balneari, al parco giochi per i bambini e all'istituto di istruzione superiore Degni. Ne hanno risentito soprattutto i residenti, gli abituali frequentatori dei lidi, nonché i turisti. Immagini che non rendono giustizia alla bellezza del territorio. Già prima delle vacanze, le nostre telecamere il 16 luglio avevano documentato l'invivibilità della zona. Non si comprende a questo punto l'esclusione della via dal piano di diserbo deciso dall'amministrazione comunale lo scorso 4 maggio del 2021. I residenti denunciano uno stato di abbandono che perdura nonostante le numerose segnalazioni e si appellano al senso civico chiedendo risposte immediate all'amministrazione.